Diritto di replica, ci è stato chiesto di intervenire e diamo la possibilità, chiedo solo brevemente all'ex direttore generale del Chieti Cristian Poglio, che è in diretta con noi, di dire la sua opinione, anche perché abbiamo letto tutto il comunicato che è stato diffuso da alcuni portali. Poco fa ha parlato il presidente qui studio Filippo Di Giovanni. Buonasera Cristian Poglio. Buonasera a voi, buonasera a tutti i presenti e tifosi del Chieti. Buonasera Cristian. Ci tenevo a fare una brevissima replica, soprattutto anche a alcuni spunti che sono stati fatti in trasmissione. Allora, indubbiamente una società dilettantistica non ha necessità di avere direttori generali e quant'altro, e questo ovviamente è così. Tutti sanno all'interno della società, nella tifoseria, i giornalisti stessi, forse chi non sta nel mondo del Chieti non lo sa, che questo ruolo era giusto per avere una casella. Non era necessario tra me e Filippo stabilire chi facesse cosa, perché alla fin fine abbiamo avuto il peso fino a gennaio portato sulle spalle, e diciamo che l'apporto delle risorse economiche è stato assolutamente distribuito. Questo non lo fa un direttore generale, quella è la risposta che volevo dare, e indubbiamente il mio impegno è stato a quello di non pensare alle risorse economiche di questa annata, ma di impegnarmi a delle risorse che potessero avere una proiezione futura. Se ovviamente tra me e il Presidente c'è chi si concentra, e giustamente lui ha scelto questa strategia al pensiero dell'anno in corso, e io vedo invece la proiezione di una D immediata, perché tra fideiussioni e iscrizioni non è uno scherzo per le casse dell'attuale società programmare una serie D. Ovviamente avevo un'ansia sportiva che volevo che si concretizzasse con un ingresso di 2, 3, 4 soci che potessero o continuare con questa società o un unico socio che potesse sostituire. Questo Filippo lo sa perfettamente qual è la mia posizione. Certamente mi avrebbe fatto piacere finire l'anno che qualcuno me lo dicesse di persona, così come il Presidente è venuto in studio poche settimane fa dicendomi, è vero che non avrei potuto parlare, però chiedendomi un ulteriore sforzo economico per concludere l'anno. Quindi non posso essere d'aiuto in certi momenti e spendere, e negli altri momenti, se sono in divergenza, essere messo alla porta, perché è un po' contraddittorio. Grazie a Cristian Poglio. La replica del Presidente Di Giovanni. Ma francamente mi spiace anche di dover replicare, perché poi sono costretto a ripristinare quella che dalla mia parte è una verità per fatti acquisiti. E apprezzo l'impegno del Dottor Poglio, però io i nomi di questi imprenditori che vuole o avrebbe voluto portare non li conosco. Se me ne rende partecipe e fa questi nomi, sarei ben lieto di colloquiare con queste persone, però oggi io non ho sentito nessun nome dal dottor Poglio, al di là del proclama.